A quanto pare anche la personalizzazione delle armi è abbastanza carina, cioè vabbè, il mirino che adesso ho messo, non so quanto cazzo possa servire in realtà. Però dovrebbe dare un percentuale di precisione in più, anche perché, anche se metti il mirino, se fai in terza persona non guardi il mirino. Che cazzo siete? Madonna, è esploso. Anche voi siete scoperti. Vedi? Queste qui sono le cose verdi. Le verdi sono come in Destiny, cioè sono più potenti, ovviamente. Poi si va verso il viola, immagino, il blu, il viola e l'esotico, che sarà il giallo. Di solito quelle cose sono sempre fisse. Cosa sei, un topolino? Lo posso ammazzare? La zona nera è chiusa e non a caso. È lì che l'infezione ha colpito più duramente, al punto che nessuno è riuscito a gestirla, né noi né il battaglione. Ora è una terra di nessuno, piena di persone disposte a rischiare di beccarsi il virus per scappare dalle fazioni che dominano le strade. Quello che succede dietro quelle mura, ben poco di buono. Non ci arriverò mai. Attenzione, rilevata presenza ostile. Eccolo lì. No, mi stava arrivando in faccia. Quanto è bella sta cazzo di mitraglietta? Non me la fa pigliare. Ah, adesso da qua. Da lì no. Da qui sì. Mi hanno chiuso qua dentro. Ci saranno le chiavi da qualche parte. Tranquillo, i trovato. civili sono stati Oh, salvati. grazie mille. È stato un incubo. Ora devo andarmene da qui. Quindi per potenziare le tue abilità dovrai fare queste sottomissioni. Io, visto che non sarò il medico, ma sarò quello con le torrette, dovrò fare l'altro, quello centrale, adesso non mi ricordo più. La zona nera? Non ci si può entrare. Ah no, da qua, che scemo. Usa il cancello. Buongiorno. Ho tutto quello che ti Eccole serve. qui, vedi, armi viola, cioè armi blu, sono più potenti, ovviamente di quelle che ho io. Tutto ok, lo comprerà qualcun Però altro. scusa, Non chiedermi da dove arrivi. ah, il portafoglio della zona nera, beh sì, ovviamente è diverso Dimenticare dal portafoglio che ho io nel... rischio biologico, ingresso in una zona contaminata. Va bene, va bene. Agente, sto perdendo il segnale. Bene. Trasmissioni disturbate, solo comunicazioni a corto raggio. Attenzione, corrente interrotta, backup attivato, sistema riavviato. Quindi... Attenzione, ingresso nella zona nera. Meritate di morire. Beh, innanzitutto vedo che ci sono nemici anche normali. Finiamolo!
L'elicottero dovrebbe essere un'estrazione di un altro tipo. Attenzione, hai rinnegato la divisione e sei marcato come traditore. Ah, quindi se attacchi qualcuno diventi un traditore, ho capito. Quindi vabbè, cioè rubare non sarà proprio quella cosa brutta, perché se diventi traditore tutti ti cercheranno. Ovvio però, per rubare anche la roba degli altri è molto meglio. Elicottero in arrivo. Oh. Essere circondato è brutto. Finisce a terra, quindi posso essere rianimato. Interessante. Se muori perderai il più XP, fondi, oggetti, non farti prendere. Ma forse era più divertente se non era quel concetto lì, perché a ogni estrazione diventa difficile, no? Dici, cazzo, devo starci attento. Cosa facciamo? La prendiamo? No, devo mettermi in una zona sicura. Boh. Anche qui, vabbè, poi si vedrà, perché prima o poi molti diventeranno traditori, come più o meno in GTA. Ci sono molti stronzi, molti no. Boh. Si potrà vedere queste cose. Comunque andare in giro con tanti, ad esempio, questo lo potrei sparare tranquillamente. Attenzione, gli rilevamenti indicano che traditore. L'aria è contaminata. Oh. Attenzione, non appartieni più alla divisione. Ora fai parte dei traditori. Ah, mi ha attaccato lui. Che mi ha attaccato sto stronzo. Non è giusto. Guarda te. Cioè, uno mi attacca e io sono il traditore? Ma vaffanculo, va. Io non ho ancora capito che cazzo si deve fare la zona contaminata. Ah, qua c'è qualcosa. Ah, quindi si trova equipaggiamento qui in giro. Semplicemente starci un po' più attento. Rianimiamo questo povero Cristo e facciamoci aiutare.
Ho una granata, aspetta. Vai, 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 vai. Ah, è arrivato un alleato da dietro. Ah, ma... cioè, se la piglia lui, se lo figli... se lo ruba? No, non è giusto. Lì ci sono solo poche cose per tante persone. Che merdata. Anche qui c'era una cassa, ma l'hanno già presa loro. Barba. Spero che almeno quando sei in gruppo cioè, te la fa prendere tutte insieme. Se no dovete star qui ore per trovare qualcosa di decente. Non trovo molto da fare in realtà, perché le cose da fare sono sempre questi rifornimenti e basta praticamente. Ci sono i posti di blocco, vabbè, quelle sono le entrate, poi le zone di estrazione dove prendi le tue cose, ma... a parte i traditori, che anche quello sono fatte un po' a caso, perché se io sparo uno, no? C'hai due o tre proiettili, mi sa, di bonus, di... no, non ti ha attaccato per sbaglio, eccetera. Che magari in realtà non è, però se tu gli rispondi con... un numero maggiore, questo diventa un traditore, come quelli là, vedete, sono, no, eccolo, ah, questo è uno normale, sono entrato nel rifornimento, è che prima non c'era neanche, vabbè, adesso quelli là sono due traditori, perché hanno attaccato me prima, li ho attaccati io prima, sono considerati traditori per qualche strano motivo. Che cazzo mi miri, io? E adesso non lo so più. Quello però lo è ancora, ma... dopo un po' di tempo scompare.